Yeah. Eccoci qui, ci troviamo con il grandissimo Rico Ciacci, la grandissima sorpresa qui al primo maggio al concertone. Già ieri ce l'aveva annunciato Enrico Capuano che sarebbe venuto, Enrico Ciacci, a farci compagnia con sul Rock and Roll. Yes, io sono onorato di aver partecipato a questa manifestazione, perché l'espressione proprio di questa gioventù che si vuole divertire, che perlomeno per oggi non pensa a cose brutte che esistono in Italia, ma pensa solo alla musica, è un onore e un piacere. Mi sono esibito con un'orchestra come Enrico Capuano, che è una delle migliori per il genere che fa, e è molto affine a quello che faccio io, perché lui ha fatto folk, tamburiata rock, e quindi io ci sto dentro, credo, molto bene. Quel pizzico che ho potuto dare di apporto musicale, spero che sia piaciuto a tutti. Ho visto che la gente si è divertita, battevano tutte le mani. Perciò quella è la vera prova, rock and roll, esatto. Quello vero ne è rimasto forever, rock and forever. Roll, forever. Tu sei una... Lo ripeto anche qui, l'ho detto prima nel palco. Sul palco, che si può dire, posso affermare con sicurezza, che rock and roll è nato nel 1957 a 100 metri da qui, perché io e Tony abitavamo qua. Ah, San Giovanni? Qua, quella via, via Carlo Felice, al numero 63. Via Carlo Felice? E siamo stati i primi a vedere il primo film di Elvis, che si chiamava Il delinquente del rock and roll, dove lui canta quella canzone, si chiama Gelausi Rock, e fa quel ballo che è immortale, è la cosa più bella della storia del rock and roll. Da lì ci siamo innamorati, siamo rimasti folgorati dalla personalità di Elvis e dalla musica, da quel sound che era assolutamente nuovo, era qualcosa di spettacolare, da lì è iniziato tutto. Ecco, cosa ai tempi di adesso invece cosa dici? Non lo so, ai tempi di adesso si è sciolto in 50.000 piccole frazioni di musica che uno non sa dove parare, io non riesco a seguire, perché uno fa una cosa, uno un'altra, chi si spoglia, chi si traveste, chi fa mascherano un pochino, sì, la musica rock. Non si capisce dov'è la vera musica, dov'è, qual è. Certo, la musica di una volta è un'altra cosa. Senza offesa per nessuno. Io ti ringrazio. Aspetta, ecco, devo dire, non dimmi. Solo il rock and roll, ma le grandi orchestre jazz degli anni 50, degli anni 40, restano immortali. Le grandi canzoni, Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, quella roba lì per me, e poi Glenn Miller, Duke Ellington, sono insuperabili. Arrivederci a tutti. Grazie, ciao. Rock and roll, ciao. A tutti quanti. Grazie, Rico.